tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mini video haul dall'estero. Scusatemi se ho un aspetto non proprio freschissimo, ma sono le 7 di sera, sono arrivata a casa da poco dal lavoro, ho fatto 9:18, oggi sono morta, in più non ho dormito tanto bene stanotte, quindi sono sì truccata, meno male, però insomma ho un po' di mal di gola, catarro e sono un po' stanchina. Comunque vabbè, niente, in questo video volevo mostrarvi quelli che sono gli acquisti fatti all'estero nella piccola vacanzina che abbiamo fatto io e il mio amoroso in occasione del mio compleanno. Abbiamo fatto 2 giorni a Budapest e 2 giorni a Vienna. È stato molto bello, sono entrambe 2 città magnifiche, diversissime, ma molto belle entrambe. Non vi saprei dire sinceramente quale delle due ho preferito, ma di viaggi magari parliamo in un altro video. Qui parliamo di shopping, beauty, perché come sapete da quelle parti c'è prima di tutto il nostro amato DM, e poi c'è Müller, che è sempre una catena tipo DM, Rossmann, però il Müller ha molti più prodotti perché in realtà non ha solo diciamo cosmesi e cose per la casa, per la pulizia o cibo, ma ha tantissime altre cose, giocattoli, articoli appunto per la casa, calze, ho visto, articoli di cancelleria, cibo, insomma c'è veramente un po' di tutto. E quindi sono entrata a fare un giro con l'intento di non acquistare nulla in realtà, volevo giusto dare un'occhiata, ma poi ho visto dei prezzi, ho visto delle offerte, ho visto dei prodotti e non ho potuto resistere. Questo a Müller a Vienna, mentre a Budapest ho fatto una capatina da DM perché ero curiosa di vedere come fosse il loro DM. In realtà non l'ho trovato fornitissimo, era un po' piccolino quello che ho visitato io, però c'erano 2 cose che in quello qui da noi non ho trovato e quindi ne ho approfittato e ho acquistato proprio giusto due cose. Calcolate che no, poi io avevo il bagaglio a mano, per cui non potevo esagerare con gli acquisti perché, come sapete, nel bagaglio a mano c'è un numero limitato di liquidi che si può portare nella bustina trasparente, eccetera, eccetera, insomma lo sappiamo, per cui non potevo eccedere né con la quantità dei prodotti né con la grandezza stessa del prodotto perché deve stare nei 100 ml. Quindi sono stata molto attenta a verificare queste cose e quindi non ho preso tantissimo, però insomma qualcosina ho preso. Allora, da DM ho preso proprio giusto 2 cose, anche perché poi tra l'altro dovevamo finire i fiorini, che avevamo giusto cambiato quel poco di soldi in moneta che ci servivano in quei 2 giorni, e quindi con diciamo il rimasuglio ne ho approfittato e ho portato a casa queste due cosette, questi due prodottini. Allora, una è questa maschera di Balea che qui non avevo visto, ma in qualche video di qualche ragazza ho saputo che in realtà è arrivata anche da noi, questa qui con il pinguino, molto molto carina, e quindi ne ho acquistata una per appunto provarla. Se la dovessi trovare anche qua, magari la ricompro anche qua, meno di 1 euro, per cui si può fare. L'altro prodotto invece è di Malaya, che è una linea che io vabbè conosco, ho già provato diversi prodotti, ma questo non l'avevo mai visto. Mi ha incuriosito molto, costava poco, costava 2 euro e qualcosa, 2 euro e 70, 2 euro e 40, non ricordo precisamente. Mi ha incuriosito e l'ho voluto acquistare. Io ho scelto la variante peach, quindi alla pesca, perché mi piace tantissimo come profumazione, però c'era anche al limone, alla, mi sembra, fragola, se non sbaglio, e ai mirtilli, che mi ispirava altrettanto ed era proprio blu. Infatti all'inizio ne avevo in mano due, ho detto li prendo entrambi, poi mi sono data un contegno e ne ho scelto solo uno e ho voluto prendere questo qua. Mi ha ispirato perché dice Oil Clear Face Wash, goodbye Oily Skin, Hello Fresh Face, quindi indicata per appunto le pelli miste barra grasse. Ovviamente, essendo in un paese straniero, cioè essendo all'estero, la scritta dietro che noi di solito troviamo in italiano, in questo caso è in non so quale cavolo di lingua e quindi non ci capisco nulla. Fortunatamente, appunto, davanti aveva la scritta in inglese, quindi facilmente intuibili che era un prodotto che poteva andare bene per me.
E quindi preso e portato a casa. Non so se riuscite a intravederlo. All'interno ha tutti dei specie di piccoli microgranuli. Quindi credo che oltre a detergere faccia anche un po' di peeling. Non lo so se si riesce a vedere. Vabbè, comunque, ve ne parlerò poi con estrema gioia. Vediamo se c'è un PAO. Sì, 12 mesi. Ok, non devo correre dietro perché devo stare attenta a queste cavolo di scadenze perché ho miliardi di cose. E poi, vabbè. Invece a Vienna da Müller mi sono concentrata sulle cose proprio più economiche, sia proprio per una questione di prezzo e non ho avuto tantissimo tempo, se avevo più tempo probabilmente avrei anche comprato di più. Sono andata su delle cose che mi hanno ispirato al volo e mi sono concentrata su quelle. In particolare ho acquistato tre prodotti di Terra Naturi, che è la linea biologica che appunto si trova da Müller. Come sapete, Rossmann c'ha Alterra, DM c'ha Alverde e Müller ha Terra Naturi. Scusate, ho proprio un po' di mal di gola. Comunque, ho preso tre prodottini, due sieri e un olio. Allora, partiamo dall'olio. In realtà è un olio che non va proprio benissimo per la mia pelle perché c'è indicata come fascia d'età dai 45 ai 60 anni. Quindi un olio proprio un po' per le pelli più mature. Però ho deciso di acquistarlo perché mi ispirava come caratteristiche. È ovviamente al melograno, come potete intuire dal disegno sulla confezione. E è un, qua c'è scritto regeneration, quindi rigenerante. Ed effettivamente c'è scritto, e tra l'altro cosa stupenda, bellissima, c'è la scritta in italiano, quindi molto comodo, mi è piaciuta molto questa cosa. Allora, olio per il viso rassodante, elisir intenso per pelli esigenti e mature. Applicare ogni giorno su viso e collo, precedentemente detersi e massaggiare delicatamente. Per un risultato ottimale, applicare ogni giorno per almeno 4 settimane. Vabbè, cosmetico naturale 100% certificato. È certificato natru e vegan, vabbè. E niente, quindi per il fatto che fosse rassodante, siccome in questo periodo mi sento un po' vecchia, sarà che ho appena compiuto gli anni, ma mi vedo la pelle molto più stanca, più lasciata andare, più rughe sia sulla zona della fronte che il contorno occhi, che la zona qua della bocca, cioè mi sento proprio che sto invecchiando ultimamente. E quindi volevo qualcosa che appunto mi ringiovanisse un po'. Ovviamente questa fascia d'età è avanzata, però portarsi avanti e ogni tanto, non dico tutti i giorni come indicato qua, ma ogni tanto utilizzare un olietto un pochettino appunto più rassodante e rigenerante, credo che non ci sia niente di male. Costava pochissimo, adesso magari vi dico i prezzi, no, non ce l'ho, o sì, anzi sì, ce l'ho. Per questo sono 15 ml, quindi neanche i classici, diciamo 10, ma sono 15. Un secondo che ve lo dico, 3,45 euro, quindi comunque un ottimo prezzo direi. E allora preso e portato a casa. Gli altri due invece sono due sieri, sono entrambi da 30 ml. Tra l'altro una cosa che mi è piaciuta è che hanno PAO, non hanno appunto scadenza nonostante siano biologici, non c'è nessuna indicazione come data specifica di scadenza, ma sono appunto, hanno appunto un PAO di 12 mesi, quindi ottimo. E ne ho presi due. Uno idro, quindi diciamo più idratante, e l'altro, in realtà idratante anche l'altro, ma faccio prima leggervi le specifiche perché ora non ricordo neanche già più. Allora, siero intensivo rinfrescante idro con bacche di acai ed estratti di alghe. Dona una rinfrescante idratazione alle pelli normali e miste. Questo appunto idro l'ho pensato per l'estate, quindi come un siero super appunto idratante, leggero. Eccolo qui, è fatto così. Non so poi la consistenza come sarà, però comunque io oltre al fatto che in questo momento appunto mi vedo un po' più vecchina, ho sempre bisogno di idratazione, nonostante abbia una pelle mista che tende a lucidarsi durante la giornata,
quindi non ho bisogno magari di tanto nutrimento della parte emolliente, ma ho bisogno più della parte idro, quindi appunto di acqua, ecco, di qualcosa che mi vada a idratare la pelle. E quindi questo mi sembrava perfetto, e quindi molto appunto idratante. E aspettate, vabbè, ovviamente senza siliconi, altri ingredienti a base di oli minerali, non ha profumi, e, insomma, se non quelli, gli aromi appunto naturali. E niente, quindi so, mi ispirava questo qua. L'altro invece è appunto a base di aloe e avocado, e vi leggo. Terra Naturi, siero idratante all'aloe vera. Il siero idratante e opacizzante all'aloe vera dona idratazione intensa e duratura alla pelle normale e mista. Lo zinco combatte i batteri che causano i brufoli. Utilizzo applicare sul viso mattina e sera dopo la detersione e infine utilizzare la crema viso desiderata. Quindi questo qui l'ho visto proprio più come una cosa idratante. Inoltre qua c'era scritto dell'acido ialuronico e quindi mi sembrava ottimo. Questo invece mi sembrava sia idratante che adatto appunto alla mia tipologia di pelle, quindi un qualcosa che andasse a controllare di più il sebo e a mantenere l'opacità della pelle, quindi mi ha ispirato tantissimo. Questi li ho pagati per 30 ml, la bellezza di 3,95 euro, quindi meno di 4 euro. Mi sembra comunque un ottimo prezzo per un siero biologico comunque, quindi ottimo. Poi ho preso altri due prodottini di questo marchio, Cadea Vera, che in realtà non so, non ho mai sentito e credo che sia un brand, sì, sempre tedesco. Vedete che c'è la bandierina. Questo non è un brand certificato biologico, però è sempre un marchio loro comunque, vedete che anche qua c'è il simbolino Müller. Però mi ispirava perché prima di tutto erano in saldo a 2,99 euro. Esatto, sì. E poi mi ispirava il fatto che erano, cavolo, qua invece la scritta in italiano non c'è, no. Però dovrei ricordarmelo io. Allora, uno contiene centella asiatica e delle vitamine ed è anti-rossori. Questo qua, infatti, c'è scritto Cica, mi ricordo la Cica Per, quindi anti-redness, appunto anti-rossori. Questo invece è Pore Minimizer, quindi per i pori. Quindi anche questi due mi hanno assolutamente ispirato come prodottini. Ve ne faccio vedere uno, confezione. Questi sono più piccolini, ovviamente, sono la metà. Eccoli qui, però molto molto carini. Per 2,99 euro ho detto, ma sì, dai, proviamoli. Anche perché sono prodotti che non mi servivano, ovviamente, perché ho la casa piena. Però sono prodotti che qua non posso trovare. E siccome non mi capiterà molto spesso di viaggiare e trovare altri Müller dove poter andare a fare shopping, ho detto, già che sono qua, io questi li prendo e almeno li provo. Per finire, mascherina, anche questa scontata a 35 centesimi. Questa l'ho presa perché, vabbè, è la stessa marca sempre di questi sieri. Era una limited edition, tra l'altro, sapete, con la mania delle limited edition, e in più